Pronto signora? Salve, sono Matteo Geri, un medico della sala della prefettura del progetto Lodi. Una squadra di medici reclutati dalla continuità assistenziale per supportare la medicina sul territorio e quindi di riflesso ridurre anche gli accessi al pronto soccorso. Con questo obiettivo a Lodi nasce la prima piattaforma medica di sostegno al lavoro dei medici di famiglia, un supporto telefonico di assistenza sanitaria alla cittadinanza di una delle zone che erano state più colpite dalla prima ondata, allestito presso la sala operativa di protezione civile della prefettura di Lodi. Far sì che il paziente possa avere una banale risposta dal medico e ancora di più una chiamata dal medico nel caso in cui gli suggerisce di misurarsi la febbre, è un sistema che ci porta ad un obiettivo minimo, far sì che si vada il meno possibile al pronto soccorso. Come funziona il servizio lo dimostra con una chiamata al numero 116-117 il direttore generale della REU 118 della Lombardia, Alberto Zoli, che si cala nei panni di un paziente. Non mi sento bene, ho un po' di febbre, ho anche qualche dolore come se avessi l'influenza, però ho paura di avere il Covid. Respirare, respira bene. Sì, per il momento sì, però ogni tanto mi affatico. Non riesco a trovare il mio medico e quindi non so come fare. Per il progetto, che avrà una durata sperimentale di un mese, sono stati reclutati per il momento 21 medici della continuità assistenziale che risponderanno dalle 8 alle 20 alle telefonate dei pazienti di Lodi per dare un supporto, per indirizzarli o anche solo per rassicurare. Un progetto che presto potrebbe essere esteso ad altre province. Ho condiviso da subito col ministro Lamorgese, che è rimasta molto entusiasta di queste iniziative, le sale operative della prefettura potrebbero essere utilizzate per questa pandemia, ma devono essere sempre utilizzate per corrispondere alle esigenze dei cittadini.